Allora, io lo so che le relazioni private fanno sempre molto, suscitano sempre molta controversia. L'ultima l'abbiamo avuta con l'amico Piero stamattina, ma io, come avete notato, prima di inserire un riferimento a una rivelazione privata, che è quella fatta alla Valtorta, ho citato il Vangelo e San Paolo. Però io sono molto legato alla Valtorta, che peraltro fino a qualche anno fa non conoscevo nemmeno, perché io faccio parte della parrocchia dell'Annunziata, della Basilica dell'Annunziata a Firenze, e la Valtorta è sepolta lì. Io non conoscevo la storia di questa donna, che peraltro ha vissuto un pezzo della sua vita in Calabria. Io sono originario calabrese, e poi me la sono ritrovata appunto sepolta accanto a casa mia, 500 metri da casa mia. Quando io all'inizio, dopo aver letto Don Guido, sono passato alla Valtorta, ho trovato la Valtorta molto difficile. E soprattutto i quaderni, perché l'opera, quella, il Vangelo per come è stato rivelato, ha una sua definizione molto chiara e racconta solo in maniera un pochino più approfondita, niente di più e niente di meno, di tutto quello che troviamo nel Vangelo. C'è qualche episodio inedito, ma lo racconta in maniera più approfondita, quindi io non ho trovato una virgola nell'autore che contraddicesse, perlomeno nell'opera, quella a 10 volumi, il Vangelo. Io dovete sapere che da quando poi ho letto Don Guido, ho ripreso in mano questa situazione mia personale, prima di tutto della mia vita, del rapporto con la fede, la Chiesa, i sacramenti, mi sono dato una regola sulla quale non faccio eccezione. Tutto quello che è in contrasto con quello che c'è scritto nel Vangelo, nelle lettere di San Paolo e nell'Apocalisse, lo cestino per me, sono fandoni, perché nel tentativo delle forze del male, io le chiamo per come sono, facendo il chirurgo e facendo un lavoro che è un lavoro di scienza, no? L'ultimo articolo scientifico, no? Come gruppo di ricerca, ma è a firma mia, l'abbiamo pubblicato su una rivista scientifica nel mese di luglio. L'ultima intervista, Lorenza la voleva citare, è passata su Repubblica la settimana scorsa, sul venerdì, un articolo di genetica. Quindi faccio un lavoro che mi obbliga alla coerenza e alla fedeltà a determinati principi che uno si dà. Quindi il principio di questa ricerca è stato: tutto quello che è in contrasto col Vangelo lo butto nella pattumiera, a prescindere dal fatto che mi possa piacere o meno, mi possa più o meno interessare, lo cestino. Quindi ho preso come metro Vangelo, lettere pauline e Apocalisse. Quello che non si incastra, via. Quindi vi faccio queste due citazioni senza voler venire qui a raccontare quanto sono belle le rivelazioni private, perché si rischia di perdersi in un mare magnum, perché di mistici o sedicenti mistici da 2000 anni a questa parte ci sono enciclopedie scritte. Poi i veri mistici comunque vengono sempre fuori dopo la morte, e comunque anche dopo la morte, come per Padre Pio e come per tanti altri, si continua a combatterli. Quindi io volevo leggere questi due brani. Questo è tratto dai quaderni del 43, perché sono direttamente collegati con tutto il discorso che ora andremo a sviluppare con delle slide, con delle foto molto forti sulle conseguenze del peccato originale. E qui dice la Valtorta, ma è Gesù che parla, questi sono i dettagli. La Valtorta scriveva pedissequamente, non è come la rivelazione della Emmerich, che è stata raccontata e poi c'è stato un tizio che si è messo lì a scrivere. Anche lì, in ambito di rivelazioni private, c'è da fare sempre il distinguo.
Gustavo Torta ha trascritto direttamente, e non solo, se uno va a leggere, si interessa del Lavatorta, si rende conto che se c'è una virgola fuori posto, Gesù la pacchettava. Diceva: no, no, guarda, tu devi correggere quel pezzo lì perché ti sei distratto e hai sbagliato. Quindi parla in questa pagina della bruttezza fisica. La bruttezza fisica, a tale proposito ci sono studi scientifici americani che hanno dimostrato che noi abbiamo dentro di noi il metro per misurare la bellezza, che ciò che è brutto è bello per me è bello per tutti. Ci sono studi scientifici da questo punto di vista. La bruttezza fisica è venuta all'uomo come una delle tante conseguenze della colpa. La colpa non ha lesionato soltanto lo spirito, essa ha portato tale lesione anche nella carne. Questo è Gesù direttamente che parla. Dallo spirito che aveva perduto la grazia sono venuti istinti contro natura, i quali hanno avuto per frutto le mostruosità della razza, che sono quelli che vedremo nelle foto dopo. Se l'uomo non avesse conosciuto il peccato, non avrebbe conosciuto certi stimoli e non avrebbe contratto alleanze deprecate e maledette che hanno poi pesato nei secoli dei secoli col marchio di bruttezza sulla prima originaria bellezza. E anche quando l'uomo non giunse ad avvilire se stesso con certe colpe, quelle di ibridazione con razze animali, la cattiveria portata fino alla delinquenza segnò stigmate sui volti dei malvagi e sui loro discendenti. A tale scopo noi in Italia abbiamo avuto Cesare Lombroso, che ha fatto tutta una storia, una ricerca sulle misurazioni antropometriche e la correlazione con la storia criminale dei delinquenti. Dovreste cominciare voi, scienziati che le studiate, a levare la prima delle stigmate di delinquenza nel vostro cuore, quella che vi fa ribelli a Dio, alla sua legge e alla sua fede. Occorre curare lo spirito, non reprimere le colpe della carne e del sangue, prima di tutto. Se l'uomo, curando se stesso per primo, curasse poi l'educazione spirituale dei fratelli, riconoscendo questo spirito che è il motore dei vostri atti e non negandolo con le parole e più con le opere di tutta la vita, la delinquenza diminuirebbe fino a divenire manifestazione sporadica di qualche povero malato di mente. Questo perché, ripeto, noi vedremo immagini molto forti, mostruose, dove la bruttezza è la prima cosa che salta all'occhio, ma vorrei anche leggervi velocemente alcune righe del dettato del 30 dicembre del 1946. E viene, lo leggo dall'inizio questo: sento la notizia che hanno ritrovato in una caverna scheletri di uomo scimmia. Questa è la Vantorta che parla. Resto pensierosa dicendo: come possono asserire ciò? Saranno stati brutti uomini, dice lei, volti scimmieschi, corpi scimmieschi, ce ne sono anche ora. Forse i primitivi erano diversi da noi nello scheletro. Mi viene un altro pensiero, ma diversi in bellezza. Non posso pensare che i primi fossero più brutti di noi, essendo più vicini all'esemplare perfetto che Dio aveva creato e che certo era bellissimo, oltre che fortissimo. Cioè, la Vantorta da sé, da persona semplice, perché era una donna semplice, fa certi ragionamenti che non fanno una piega e che poi nel momento in cui uno legge Don Guido sono illuminanti. Gesù mi parla e mi dice, interviene e dice: cerca la chiave nel capo 6 della Genesi, leggilo. Lo leggo e Gesù mi chiede: capisci? Mi dice: no, la Vantorta. Signore, capisco che gli uomini divennero subito corrotti e nulla più. Non so che attinenza abbia il capitolo con l'uomo scimmia. Gesù sorride e risponde: non sei sola a non capire. Non capiscono i sapienti, non gli scienziati, non i credenti e non gli altri. Il famoso capitolo 6 è quello che il padre chiede a Don Guido di andare a leggere quando gli deve presentare la rivelazione. Gli dice: va, prendi il capitolo e piglia la Bibbia del Salmo, no? Se non sbaglio.
dice Gesù alla Valtorta: stammi attento, e comincia a recitare. E avendo cominciato gli uomini a moltiplicarsi sulla terra, e avendo avuto delle figliole, i figli di Dio, quindi fa subito una differenza alla Genesi, che noi dobbiamo interpretare come differenza di alberi genealogici, non di alberi da frutta, i figli di Dio, o figli di Set, videro che le figliole degli uomini, figlie di Caino, erano belle e sposarono quelle che fra tutte a loro piacquero. Ora dunque, dopo che i figli di Dio si congiunsero con le figlie degli uomini e queste partorirono, ne vennero fuori quegli uomini potenti, famosi nei secoli, quelli a cui fa appunto riferimento il versetto della Genesi, no? I giganti, gli uomini che per potenza del loro scheletro colpiscono i vostri scienziati, che ne deducono che al principio dei tempi l'uomo era molto più alto e forte di quanto è attualmente, e dalla struttura del loro cranio deducono che l'uomo derivi dalla scimmia. I soliti errori degli uomini davanti ai misteri del creato. Non hai ancora capito? Ti spiego meglio. Se la disobbedienza all'ordine di Dio e le conseguenze della stessa avevano potuto inoculare negli innocenti il male con tutte le sue diverse manifestazioni di lussuria, gola, ira, invidia, superbia, avarizia, quindi cita tutti i vizi capitali, e presto l'inoculazione fiorì in fratricidio provocato da superbia, ira, invidia e avarizia, quale più profonda decadenza e quale più profondo dominio di Satana avrà provocato questo peccato secondo, il fratricidio. Dice l'ubbidienza, scusate, se il primo peccato di Adamo ha fatto di tanto decadere l'uomo che avrà prodotto di decadenza il secondo, al quale si univa la maledizione di Dio, quindi il fratricidio, quali fomiti di peccato nel cuore dell'uomo animale, lo dice chiaramente, perché privo di Dio, e la Genesi è chiara, dice Dio ritirò il suo spirito dalla terra, e a quale potenza saranno giunti dopo che Caino ebbe non soltanto ascoltato il consiglio del maledetto, ma lo ebbe abbracciato come suo padrone diletto, uccidendo per ordine suo. La discesa di un ramo di quello avvelenato dal possesso di Satana non ebbe sopra, ebbe mille volte. Quando Satana prende, corrompe in tutti i rami. Quando Satana è re, il suddito diviene un Satana. Un Satana con tutte le sfrenatezze di Satana, un Satana che va contro la legge divina e umana, un Satana che viola anche le più elementari e istintive norme di vivere da uomini dotati di anima, e si attribuisce, si abbrutisce nei più laidi peccati dell'uomo bruto. Quindi, quelli che non erano più figli di Dio, perché col padre e come il padre avevano fuggito Dio per accogliere Satana, si spensero a questo illecito degradante, bestiale, ed ebbero mostri per figli e figli, lo dice chiaramente, cioè prodotto di queste unioni che da Dio erano contrastate e sono chiaramente anche inibite e bollate come peccati gravissimi nel Deuteronomio, sono stati mostri per figli e figli, quei mostri che ora colpiscono i vostri scienziati e li traggono in errore. E l'uomo attuale farnetica sulle linee somatiche, sugli angoli zigomatici, e non volendo ammettere un creatore perché è troppo superbo per poter riconoscere di essere stato fatto, ammette la discendenza dei bruti, il darwinismo, per potersi dire da noi soli ci siamo evoluti da animali ad uomini. E poi il passo successivo è quello che vi dicevo io prima: siccome ci siamo evoluti da animali a uomini, ci salviamo anche. E discende, o se discende, ai tempi della prima corruzione ebbe di animale l'aspetto, ora ha il pensiero del cuore e la sua anima per sempre più profondo connubio col male, ha preso il volto di Satana in troppi. Dice: scrivilo questo dettato nel libro, più ampiamente avrei trattato l'argomento come ti avevo detto in precedenza, per controbattere le teorie colpevoli di troppi pseudosapienti, quindi darwinisti,
ma deve bene esservi un castigo per coloro che non mi vogliono sentire nelle parole degli scritti sotto dettatura mia, e lo sottolinea questo. Avrei svelato grandi misteri perché l'uomo sapesse, ora che i tempi sono maturi, questa è del 46, quindi più o meno 20 anni prima che si arrivasse poi alla definizione della struttura molecolare del DNA, ma dice Gesù, non è più tempo di contentare le folle con le favolette, la favoletta della mela. Sotto la metafora delle antiche storie sono le verità chiave a tutti i misteri dell'universo. Quindi la Valtorta e questa cosa è ripresa anche in altri passi, parla chiaramente di nascita di mostri. Quindi per arrivare ora direttamente all'argomento che secondo me stronca in maniera definitiva ogni ambizione residua di voler affermare che l'evoluzionismo può avere una base scientifica, vediamo di capire assieme, io ho cercato di farlo nella maniera più semplice possibile, qual è la struttura del DNA umano. Perché questa comprensione poi ci permette di capire anche che cos'è una sindrome cromosomica. Quindi in questa immagine noi abbiamo quello che viene definito il cariotipo umano normale. Quindi abbiamo tutta la serie dei cromosomi, che nell'uomo sono 46, e state attenti perché questo è un numero molto importante, e questi 46 cromosomi sono accoppiati, sono 23 coppie di cromosomi, e sono tutti diversi l'uno dall'altro, a partire dall'1 a finire al 22, vedete che hanno proprio una dimensione diversa, quindi sono diversi per dimensione soprattutto perché contengono una quantità di informazione diversa. È chiaro che nel cromosoma 21 ci sono molte meno informazioni che nel cromosoma 1 o 2, ok? Quindi le informazioni che sono nei cromosomi, e vi ricordo che uno viene dal babbo e uno viene dalla mamma, quando c'è poi l'incontro, perché il gamete maschile, lo spermatozoo si unisce con l'ovo e quindi si ricostituisce, perché nel gamete maschile ne abbiamo 23, nel gamete femminile ne abbiamo altri 23, quando si fondono nel momento del concepimento, in questa nuova cellula che poi darà origine all'individuo, che badate bene, per la Chiesa, per la morale della Chiesa, è già un individuo al momento del concepimento. Ecco perché la Chiesa è così rigida, giustamente, sulla contraccezione, perché molti metodi contraccettivi, anche se noi non lo sappiamo perché non ci viene detto, sono dei veri e propri aborti, sono dei veri e propri meccanismi per provocare dei micro aborti. Non so chi di voi sappia cos'è una spirale, faccio riferimento alla spirale, ma la spirale non fa altro che impedire l'impianto dell'uovo già fecondato, che a quel punto non è più un uovo e basta, ma già un gruppetto di cellule che si chiama morula. Quindi per la Chiesa e per noi credenti, già quando c'è una cellula c'è un nuovo individuo, il nuovo individuo quindi con l'anima e con tutte le caratteristiche ancora inespresse, ma in questo patrimonio di questi 46 cromosomi, nel giro di pochi mesi esprimeranno un nuovo individuo che è unico per quello che è il progetto originario di Dio, è irripetibile, non ce ne saranno mai due uguali in tutto l'universo, perché ci sono miliardi di e miliardi di combinazioni possibili nelle strutture molecolari di questi cromosomi. Io ora non vi voglio fare una conferenza scientifica, ma
Il dato di fatto è che statisticamente è impossibile che vengano fuori due uomini identici, okay? Quindi siamo tutti unici ed irripetibili. E qual è quindi il dato di fatto che è sfuggito fino ad ora a tutti quelli che hanno abboccato all'amo di Darwin? Il dato di fatto è che il patrimonio genetico normale della scimmia è di 48. Quindi a queste 23 coppie se ne aggiunge un'altra. Se noi derivassimo dalla scimmia, dovremmo trovare un meccanismo scientificamente logico per capire, per dimostrare come da 48 cromosomi noi siamo passati ad averne 46. Perché se non dimostriamo questo passaggio, è tutta una favola. Darwin stesso aveva delle perplessità sulla sua tesi, e forse questa lui conosceva. No, perché questa conoscenza del DNA noi l'abbiamo avuta nel 60. E il fatto che la prima e più diffusa sindrome cromosomica, che è quella Down, quindi quella della trisomia, il fatto che invece di due, del numero 21 ce ne siano tre, questa è la sindrome di Down, è venuta fuori negli anni 60. Poi io sono d'accordo, anche se il tema lo conosco poco, sul fatto che Darwin non volesse poi dire tutto quello che i darwinisti che si sono appropriati di questa ipotesi, che era ed è rimasta un'ipotesi oggi, nonostante siano stati pubblicati centinaia e forse migliaia di libri a supporto della tesi di Darwin. L'ultimo scontro io l'ho avuto con un collega che a un congresso mi ha conosciuto, col quale ero seduto accanto alla cena di gala, che addirittura si è preso la briga di mandarmi un libro di un biochimico che dimostra che Darwin aveva ragione, ma di prove scientifiche che portino acqua alla tesi della veridicità di questa ipotesi di Darwin, a oggi non ce ne sono. Allora, siccome io su questo mi sono dilungato precedentemente dicendo che noi dobbiamo smetterla di comportarci in maniera remissiva e di accettare che l'ultimo, scusate il termine, fesso qualsiasi si metta in cattedra e da noi voglia le prove, ma lui non ne porta una di prova, a un certo punto trattiamo da pari a pari. Tu mi dici che Darwin ha ragione, tu spiegami allora tecnicamente come è successo che da 48 cromosomi siamo passati a 46. Perché ora parleremo di questo fatto, e cioè del fatto che non solo la mancanza di un cromosoma non è concepita in natura, perché gli unici individui che soffrono di sindrome cromosomica, nel senso che ne manca uno, tutte le altre sindromi hanno un cromosoma in più, ora ve le illustrerò nel dettaglio. Quindi si chiamano trisomie o polisomie. Polisomie vuol dire che ci sono 47 o 48 o in casi eccezionali anche 49 cromosomi. Ma gli unici individui che riescono a sopravvivere per qualche anno magari, ma in una percentuale ridottissima, nel momento in cui nascono con 45, sono quelli a cui manca l'Y. Cioè ne hanno 45, nel senso che ci sono tutti, ma manca l'Y. Ok? Quindi se noi applichiamo questo ragionamento, che parte dall'osservazione scientifica, no? Alle scimmie, dobbiamo dedurre che una scimmia viva con 47 cromosomi non è esistita mai. Non è esistita, ma soprattutto non è esistita una scimmia adulta in grado di riprodursi con 40, con un cromosoma in meno, perché questo è l'anello mancante.
passaggio logico è dimostrare che una riduzione in termini di, numerici di cromosomi sia possibile. Io non voglio stare a discutere che sia migliorativa o peggiorativa, entriamo successivamente in questo discorso, perché anche una piccolissima mancanza a livello di uno di qualsiasi dei cromosomi devasta l'individuo, lo devasta, e ora vedremo le foto che sono raccapriccianti. Ma tecnicamente, se ne manca uno di cromosoma, tu non sopravvivi. Quelli che sopravvivono, nel senso che nascono vivi e muoiono poi subito, sono quelli a cui manca l'Y. Quindi la monosomia proprio in natura è bocciata a priori. Non so se sono stato chiaro. Sì, sì, è una roba banale, è proprio da fare il conto col pallottoliere. Okay? Quindi, se parliamo di sindromi cromosomiche, le sindrome sono diverse dalle malattie, perché se io ho la cirrosi è ammalato il fegato, se io ho il diabete è ammalato il pancreas, se io sono miope è ammalato l'occhio. Le sindromi sono un insieme di patologie che si manifestano in individui coinvolgendo tanti distretti, tanti organi, tanti apparati, tutti contemporaneamente, e si contraddistinguono spesso per la loro gravità. Okay. Ma noi, di questo parlavamo prima con una signora che mi ha portato un libro che secondo me è molto interessante, non possiamo fossilizzarci solo su quello che vediamo come risultato, cioè il fatto che alcune persone siano più gravemente colpite da tale e quindi abbiano delle sindromi perché vediamo delle alterazioni somatiche. A volte ci sono sindromi che apparentemente non toccano il fisico, ma toccano la psiche dell'individuo, e sono molto più ammalati molti uomini che noi possiamo vedere come percepire come uomini normali di quelli che invece noi vediamo che sono ammalati, che hanno una sindrome, ma hanno una sindrome che ha pesato sul corpo e non sullo spirito. Noi di tutta questa materia non sappiamo praticamente niente, ma crediamo di sapere, e in questa presunzione sviluppiamo deliri come quelli che, come dicevo prima, si sentono, si leggono sempre più spesso nei media, deliri di onnipotenza dell'uomo che si salva da solo, arriverà a eliminare le malattie, arriverà a vivere molto di più, addirittura essere eterno. Quindi, tornando alle sindromi cromosomiche, le trisomie, quindi le sindromi legate alla presenza di tre cromosomi invece che due, sono gli eventi più frequenti, più frequentemente osservabili. È quella di Down, è quella più frequente. Ma vi siete mai chiesti perché la Down? Perché esiste la trisomia del 21 e non del 2? Qualcuno se l'è mai chiesto? Perché se già in un frammento così piccolo, anche se poi se lo srotoliamo sul cromosoma chissà quanto è lungo, quindi le informazioni contenute nel 21 sono comunque in quantità inimmaginabile, no? Se già l'alterazione del 21, che è quello più piccolo, può portare conseguenze così importanti, figuriamoci l'alterazione dell'1 o del 2. Ecco perché non ci sono trisomie del cromosoma numero 1, perché immediatamente muoiono, sono i famosi aborti spontanei. Quindi più sono grandi i cromosomi, più è pesante la selezione della natura, che interviene con un aborto. Cioè, a volte non sopravvivono, non arrivano nemmeno a potersi impiantare. Quando avviene un concepimento dove c'è un'alterazione a livello dei cromosomi più grandi come dimensioni, non si impianta nemmeno l'ovulo. Probabilmente la donna ha una mestruazione un pochino diversa,
la interpreta come un fatto di routine che può succedere. Il Signore presente ce lo possono confermare, le mie situazioni non sono sempre uguali, magari ritardo di qualche giorno, penso, oh strano, sto flusso è strano stavolta. Spesso sono veri e propri aborti e sono legati al fatto che erano interessati i cromosomi maggiori per queste anomalie. Le altre trisomie riguardano i cromosomi sessuali e l'unica, quella che vi dicevo prima, la X0 monosomia conosciuta, si chiama sindrome di Turner. Ok? Turner, ed è questa qui, guardate, X0, va bene? X0 vuol dire che c'è il cromosoma sessuale X, ma manca quell'altro, o manca l'altro X o manca l'altro Y. Ma badate bene, questo è uno studio fatto su 100.000 casi, quindi ha una potenza statistica sulla quale nessuno può eccepire nulla, perché normalmente gli studi scientifici, quando vengono fatti su 1.000 casi, sono già studi che statisticamente, per conferma o smentisci, hanno un peso. Uno studio fatto su 100.000 casi è legge, cioè nessuno può mettersi dal punto di vista scientifico a contrastarlo. Allora, cosa hanno visto i genetisti in questo studio? Hanno visto che nei casi di monosomia, solo su 1358, perché noi dobbiamo sommare questo numero con questo numero, casi descritti di monosomia, tutte le altre sono situazioni dove c'è un cromosoma in più, quindi con un cromosoma in meno, su questi 100.000 casi studiati, loro ne hanno trovati 1358. 1350 sono nati morti, gli altri 8 sono morti immediatamente dopo la nascita, cioè nessuno di questi individui con un cromosoma in meno è arrivato all'età fertile. Guardate che il rapporto tra 1350 e 8 già dice tutto quello che c'è da capire, ok? Quindi tecnicamente sostenere che si possa passare da 48 a 46 è impossibile. È impossibile, sfido chiunque, genetista, medico, biologo, veterinario, chiunque voglia avventurarsi in questa cosa, io gli piazzo davanti questa tabella e chiudo la discussione. È impossibile. Finché non mi porta uno studio con altri 100.000 casi dove mi dimostra che di questi ce n'è stata una percentuale che è arrivata all'età fertile e si è riprodotta e ha fatto figli con 45. Perché il passaggio logico è questo, no? Da 48 si passa a 47 e poi in qualche modo, in maniera migliorativa, perché è indubbio che noi abbiamo caratteristiche superiori alle scimmie, la rivelazione di Don Guido ci dice qual è la caratteristica più importante, quella che poi lui ha dato a Caino come segno distintivo, la parola, per distinguerli nel momento in cui c'è stato il finimondo che si è scatenato alla caccia a questi discendenti di Caino, per obbedire al comando che il padre aveva dato, il segno era la parola. Quando io mi trovavo davanti due scimmie, una che parlava e una che non parlava, quella che non parlava la poteva ammazzare, era molto semplice. Quindi al di là di ogni possibile logica, anche considerazione sul fatto che i deficit a livello cromosomico, il fatto che si perdano informazioni a livello cromosomico, devasta gli individui sempre, quindi non è mai migliorativa, sempre peggiorativa, c'è questa cosa numerica semplicemente da pallottoliere che taglia la testa altrove. L'uomo non può derivare dalla scimmia perché non si può dimostrare, non si può nemmeno ipotizzare in base a questi dati scientifici che ci possa essere un passaggio 48-47 e 47-47, okay? Ma vediamo di studiarci meglio questa tabellina.
Vedete, intanto nella tabella dei nati vivi, life births vuol dire nati vivi, tutti i cromosomi pesanti, chiamiamoli, quelli grandi, hanno nella voce trisomia 0, cioè quelli che avevano una trisomia, la trisomia 0 addirittura nemmeno nei nati morti è stata ritrovata, la trisomia del cromosoma numero 1. La trisomia del cromosoma numero 2 è stata ritrovata 159 volte, ma di questi nessuno è sopravvissuto. Quindi vedete che sono tutti a 0, tranne che per i cromosomi più piccini. Quindi quelli che con un cromosoma in più, e quindi semmai si potrebbe erroneamente comunque ipotizzare il contrario, che ci può essere un aumento nel numero dei cromosomi, un passaggio da 46 a 47 e da 47 a 48, ma ripeto, la tabella dimostra chiaramente che le trisomie sono tutte o quasi tutte da considerare come aborti spontanei. Questo è il numero degli aborti spontanei. Okay. Quindi quelle che interessano i cromosomi di grandi dimensioni finiscono sempre con un aborto e mai con una sopravvivenza. Vediamo però a questo punto, visto che di tutti i cromosomi, le coppie di cromosomi, solo 4, 1, 2, 3 e 4, danno origine a individui quando c'è l'alterazione con trisomia, quindi con un cromosoma in più, danno origine a individui che sopravvivono sempre per periodi molto ridotti, perché questo è risaputo che l'attesa di vita di un individuo che ha una sindrome cromosomica è molto ridotta rispetto all'attesa di vita di una persona normale, no? Vediamo non tanto quella del 21, dove su 350 nati morti con la 21, 113 comunque sono sopravvissuti, quindi uno su tre dei bambini col Down sopravvive. Ma vediamo che cosa succede a livello degli altri. Quindi gli unici due, a parte il 21, quindi il 13 e il 18, che possono sopravvivere. Vediamo che individui vengono fuori. Questo è un riferimento bibliografico su quello che vi dicevo prima, no? Il primo studio con comprensione del fatto che la sindrome di Down era legata, quindi è stata identificata come disordine cromosomico, risale al 1959, l'anno in cui sono nato io, quindi si parla degli anni 60. Lì è stato possibile per la prima volta mettere in correlazione la malattia con il patrimonio genetico. Ok, quindi è recentissimo. Quindi vediamo che cosa succede nel caso in cui, in questo caso è interessato il cromosoma 7, noi abbiamo una microdeletione vuol dire che ne manca un pezzettino piccolissimo del cromosoma. Guardate, questa si chiama sindrome di Williams. Guardate come vengono fuori i bambini. Sono immagini che io non commento nemmeno, lascio a voi fare le vostre riflessioni. Quindi qui non manca un cromosoma, ne manca un pezzettino del 7. Siamo sempre nella sindrome di Williams. Guardate, è focomelico e ovviamente penso che non sia sopravvissuto. Queste sono immagini che casualmente noi abbiamo tirato fuori dai libri e da internet. Passiamo invece a vedere cosa succede quando abbiamo il cromosoma in più. Il cromosoma in più, ripeto, di quelli nati vivi ce ne sono solo di tre tipi dei cromosomi non sessuali. Quindi il 21, che io non tocco perché mi concentro solo sul 18 e sul 13. Questa sindrome si chiama sindrome di Edwards. Io non vi sto a fare l'elenco di tutte quelle che sono le malattie, le patologie di cui soffrono questi bambini.
ma ve le faccio vedere perché ognuno di voi tiri, ripeto, le sue conclusioni. Guardate cosa vuol dire trisomia del 18. Vuol dire che addirittura se c'è un cromosoma in più, il bambino nasce in queste condizioni. Quindi quando io nell'articolo che Correnza, alcuni di voi hanno letto l'anno scorso, parlavo di questi barattoli pieni di formalina che nell'Istituto di Medicina Legale e Anatomia Patologica di Firenze loro hanno classificato come in un museo, e io mi ricordo quando andavo, avevo 18 anni, ero da appena pochi mesi iscritto a medicina, e andavo a vedere questo museo dove erano conservati in formalina gli aborti, quindi bambini che erano venuti fuori da queste interruzioni spontanee di gravidanza al terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo mese, e sono dei veri e propri mostri. Mostri che d'altronde la volta ci ha spiegato chiaramente come sono venuti fuori, e ci ha detto chiaramente che erano mostri, e questo non è un bambino, è un mostro. Cos'è il museo della specola? No, no, la specola è biologia, io parlo di un museo legato ai due istituti, quello di medicina legale e di anatomia patologica. Io ho trovato questi scaffali pieni di barattoloni grandi più o meno così, dove ci sta un feto, pieni di formalina, quindi conservati perfettamente. Forse sarebbe stato interessante se io oggi avessi portato qualche foto di questo museo. Per me allora è stato scioccante. Secondo me queste bastano e avanzano per capire come l'intervento sul patrimonio genetico, quello che noi vediamo in maniera che agisce in maniera devastante, porta all'aborto, e questi bambini non nascono vivi. Ma questo non vuol dire che quelli nati vivi non possano avere altrettante tare nascoste che si manifestano in comportamenti e sindromi psichiche altrettanto devastanti. Io vorrei ricordare la risposta che Gesù ha dato alla domanda di Pietro, quando un brano che abbiamo letto 3 settimane fa, no? Del Vangelo, sul perdono. Quante volte devo perdonare? 7 volte. E già per la nostra mentalità perdonare 7 volte, quindi non solo allora, ma anche oggi, perdonare 7 volte, e lui gli dice no, 70 volte sempre. Perché spesso determinati comportamenti compulsivi, reiterati, non sono controllabili da certe persone, e noi non sappiamo, visto che tutto assieme, e che il padre ha legato la parte spirituale con la parte materiale, e l'abbiamo ampiamente sviluppato nella prima parte della mattinata questo tema, perché lui nel progetto poi di recupero, di redenzione, non dà per compiuto il progetto finché non ci sarà la resurrezione dei corpi e la restituzione di questi corpi alla primitiva perfezione. Quindi noi, come diceva San Paolo prima, godiamo delle primizie dello spirito, sì, ma comunque finché non avremo l'adozione a figli, che San Paolo identifica come redenzione del corpo, della carne, noi non siamo arrivati alla fine di questo progetto di recupero. Questa è sempre un'immagine della sindrome di Edwards, della trisomia 18. Questa è un'immagine un pochino più soft, relativa a un'altra sindrome che viene definita come il grido, il lamento del gatto, del bambino. Questi bambini si lamentano in continuazione come se fossero dei gattini, e questa è un'altra sindrome legata alla trisomia del cromosoma 13, il fatto che ci sia presente un 13 in più
guardate come fanno nascere i bambini. Che non sopravvivono. Non sopravvivono, no, non sopravvivono. Non sopravvivono. Quindi le alterazioni visibili sono quelle che poi noi verifichiamo come alterazioni a livello cutaneo, a livello degli arti, a livello del volto. Si commenta da sé. Ripensate alle parole della Valtorta che dice che ebbero mostri per figli e figli. E se non sono mostri questi, che cosa vogliamo vedere? Ma pensate che queste situazioni noi le vediamo ora, dopo milioni di anni, perché noi non sappiamo quando c'è stato il diluvio, e dopo che quindi c'erano già stati i repulisti. Queste sono situazioni da quando Noè con la sua famiglia è ripartito. Altra cosa che viene dai teologi raccontata come un genere letterario. Quindi quello che non ci deve essere stato sulla terra come frutto del peccato originale, conseguenza del peccato originale, prima dell'intervento di Dio con il diluvio, noi non ce lo possiamo nemmeno immaginare. Possiamo farci una lontana idea guardando queste immagini. E guardate che, ripeto, io ho portato le cose più sotto, perché io quando sono andato a vedere a 18 anni il museo all'Università di Firenze, io sono rimasto scioccato. Ma se voi pensate anche a molti casi di gemelli siamesi, qualche settimana fa c'è stato un lungo servizio sui siamesi. Una che era nata in India con quattro braccia, quattro gambe, ecco. Erano due in uno. Sì, ma erano due pazzini. Brava, sì. Ma lì c'è una cosa legata al cromosoma o al fatto che questi due esseri non si sono completati? Ma sono comunque alterazioni. Cioè, se fate voi genetico. Noi qui facciamo la conta grossolana, ma ritorniamo a quell'immagine di prima, quella della microdelezione del cromosoma 7. Quando si toccano i cromosomi maggiori, anche se ne manca un piccolissimo frammento, l'individuo viene fuori devastato. Ecco perché nascono tutti morti. Ma noi non abbiamo oggi a livello scientifico dati da portare. Non sono stati fatti studi. Bisognerebbe prendere tutti gli aborti, quelli che vengono classificati come tali, perché secondo me la maggior parte degli aborti spontanei non viene nemmeno percepita dalla donna come tale, non si manifesta come aborto, perché se in quella settimana in più che la donna percepisce, dice ma questa volta invece di 28 giorni, io che sono sempre puntuale, siamo andati a 32. Quello è un aborto, spesso è un aborto. Ma come facciamo noi ad avere dati scientifici se non abbiamo il materiale? Dovremmo avere il patrimonio genetico, quelle poche cellule che sono state espulse, e studiarle. Noi non abbiamo idea di che cosa succede. Questa è la realtà. Però il numero di aborti spontanei, e questo è un dato di fatto, è abbondantemente sottostimato. E questo i ginecologi lo sanno e lo dicono. Molti concepimenti non vanno a buon fine. C'è il concepimento, poi c'è immediatamente l'aborto. Se ci focalizziamo su alcuni particolari, vediamo che gli arti, per esempio, sono spesso i più colpiti. Io per esempio questa ieri sera con Piero parlavamo delle nostre ossessioni, no? Io questa come ossessione, quella intanto per il lavoro che faccio di guardare la bocca, ma poi quella di guardare gli arti, le mani e soprattutto i piedi. Senza voler arrivare a queste situazioni di malformazione, quindi legate a anomalie cromosomiche molto pesanti, se noi proviamo a guardare i piedi delle persone,
è difficile trovare due piedi simmetrici e perfetti, è difficile. E secondo me questo fatto è legato proprio alla situazione che probabilmente è in questi cromosomi più piccoli, meno importanti diciamo, che si codifica l'espressione in termini di forma, dimensioni, volume dei piedi o delle mani, ma soprattutto dei piedi. Quindi, essendo un po' meno critici, sono stati comunque messi in questi cromosomi dove più facilmente, se hai un qualcosa che non va, una piccola magagna che a livello somatico è evidenziabile immediatamente, perché uno basta che se li guardi, vedo, li guardi agli altri, quando camminiamo d'estate si vedono, no? È più facile trovare un dito più lungo, un dito più corto, senza dover arrivare a queste malformazioni che sono allegate ad alterazioni cromosomiche molto più pesanti, come le trisomie. Quindi noi queste tracce ce le abbiamo, ce le portiamo addosso, e a volte non sono proprio considerate, non sono patologie. Magari a livello del piede possono diventare patologie se camminiamo con le scarpe sbagliate, se poi su questa cosa si infila un fenomeno di artrosi o di artrite, e ora parleremo, vedremo anche qualche immagine del genere, no? Ma nessuno considera per esempio un alluce valgo una malattia, così come nessuno finora ha pensato che la miopia è un segno chiarissimo per come si manifesta e per quella che è la causa della miopia, del fatto che in questa struttura dell'occhio miope hanno lavorato due cromosomi, uno che programmava un fisico alto 2,40 m e un altro che programmava una struttura per un occhio in un fisico alto 1,10 m. Non so se sapete come funziona la miopia. No. La miopia è legata semplicemente al fatto che io sono miope, quindi questa cosa me la porto. L'occhio, il globo oculare, si allunga troppo per quello che invece è la struttura di messa a fuoco sulla retina, quindi viene messa a fuoco non sulla retina ma in una posizione più anteriore. E si manifesta la miopia, io non ce l'avevo quando avevo 8 anni, 10 anni, 12 anni, a 13 anni, 14 anni mi ricordo che ho cominciato ad avere qualche difficoltà nella messa a fuoco. Mi faccio la vista all'oculista e miope. Questo ragazzo studia troppo, vero nulla, cioè si sforza troppo, è vero nulla, è una cosa legata all'accrescimento. Quando l'accrescimento termina, quindi a 18-20 anni, la miopia si blocca. Non so se ci avevate riflettuto su questa cosa. Quindi evidentemente per i miopi intervengono in maniera difforme, dissonante, geni che programmavano determinate strutture in un corpo di certe dimensioni e geni che programmavano determinate altre strutture in un corpo di dimensioni molto più piccole. L'occhio si allunga come se dovesse essere l'occhio di un altro 2 metri e passa, e l'altra struttura, quella della messa a fuoco, quindi il cristallino la cornea e la retina invece programmano una visione per un occhio di un essere che ha una struttura di 1,10 m. Quindi noi queste cose le vediamo tutti i giorni, semplicemente non ci facciamo caso. Ma se partiamo dalle cose che devastano l'individuo a livello di tanti organi o di tanti distretti, poi facilmente, soprattutto se uno è addetto ai lavori, fa l'infermiere, fa il medico, o è biologo, è veterinario, facilmente comincia a ragionare quando osserva il quotidiano in maniera diversa. In maniera diversa, e comincia a fare dei collegamenti che prima nemmeno si sognava di fare.
io di fatto, quando ho smesso di crescere, ho avuto una miopia che si è stabilizzata e oggi io vado avanti con gli stessi occhiali che avevo a 20 anni, a 22 anni, e sono 52. Se fosse stato un risultato dello sforzo dell'occhio, io continuavo a sforzare l'occhio molto di più quando ho iniziato a lavorare rispetto a quando studiavo. Parlando invece di malattie molto meno critiche, molto meno invasive, però malattie sempre invalidanti, ed è una cosa che lì in quella piccola monografia che Lorenzo ha letto l'anno scorso non c'era. Parliamo di malattie autoimmuni, parliamo di malattie dove il nostro sistema immunitario, che è la struttura preposta a difenderci quanto d'ora? Quanto sono? Allora, parliamo di parliamo di malattie autoimmuni, quindi parliamo di malattie o addirittura sindrome che interessano il sistema immunitario. Il sistema immunitario è deputato a difenderci dai virus, dai batteri, dai funghi, e quindi è il gendarme dell'organismo. Ma la conoscenza in ambito di malattie autoimmuni si è sviluppata moltissimo dagli anni 70-80 in poi. Prima non se ne sapeva nulla. Ma se parliamo di malattie autoimmuni, vediamo che i marcatori di queste malattie, risultati dei test che ci fanno fare diagnosi di malattie autoimmuni, spesso ci dicono che quel paziente lì ha anticorpi, quindi sviluppa anticorpi contro le proprie strutture, per esempio il lupus. È caratterizzato dal fatto che lupus è una malattia, una sindrome, una patologia molto grave, autoimmune, ed è caratterizzata da questi marcatori. Alle analisi del sangue dimostra la presenza di anticorpi contro il DNA. Cioè, questi pazienti sviluppano anticorpi contro se stessi, e questa è una dimostrazione del fatto che per un qualsiasi motivo che interviene in un secondo momento, un equilibrio abbastanza fragile in quel paziente che geneticamente è disposto a quella malattia si rompe, e da un certo punto in poi della vita quel paziente non riconosce più come appartenenti a se stesso costituenti del proprio organismo che lui si porta dietro dalla nascita, che sono nate con lui. Quindi le malattie autoimmuni, in sostanza, ve la faccio breve, non fanno altro che attaccare il proprio organismo, perché riconoscono come estranei componenti che invece sono codificate in quel modo dal genoma. Quindi la dimostrazione più lampante dell'ibridazione sta proprio nello studio immunologico di queste malattie, o di altre malattie che, pur non essendo totalmente su base autoimmune, sono comunque fortemente legate a una predisposizione genetica, che se manca il paziente non avrà mai quella malattia. Io, dal mio punto di vista, siccome mi occupo della bocca, vedo tutti i giorni casi di persone che perdono i denti, per esempio a 20 anni, e soprattutto donne, ma comunque succede anche agli uomini. Quindi questa malattia, che si chiama parodontite, invece di svilupparsi come naturalmente, tra virgolette, si sviluppa in pazienti che a 50-60 anni cominciano ad avere questi problemi legati sempre a un'infezione, la sviluppano in maniera aggressiva e perdono i denti a 20 anni. Questo è legato al fatto che, siccome ci sono dei geni che predispongono a questa malattia, questa reazione immunitaria che ci dovrebbe proteggere da questa infezione
si effettua, si esplica soprattutto contro i componenti stessi dell'organismo. Quindi il sistema immunitario, invece di distruggere i batteri, distrugge le strutture anatomiche. Okay. Quindi, se noi vogliamo un'altra prova, questa è veramente una prova, perché gli animali non ce le hanno le sindrome cromosomiche, non ce le hanno le malattie autoimmuni, hanno determinate patologie che possono assomigliare a quelle di cui soffriamo noi uomini solo quando è stato fatto un intervento genetico di selezione della razza. Solo i cani, per esempio, che sono, o i cavalli, spesso incrociati per selezionare determinate caratteristiche buone per lo scopo, i cavalli per la corsa, i cani per altri motivi, per la caccia, per il combattimento, questi cani iperselezionati arrivano ad avere patologie simili a quelle di cui invece l'uomo soffre di routine. Cioè, gli animali sono eccezioni, per l'uomo è la normalità. Problema all'arca, problema al ginocchio, la displasia dell'arca, per esempio, o altri problemi in altri distretti. Quindi il fatto che il sistema immunologico, immunitario dell'uomo sia l'unico che è in grado di attaccare i propri componenti è secondo me una prova chiarissima da parte dell'ibridazione. Vengono percepiti come se c'è la prevalenza di geni dell'essere puro, vengono percepiti come strani le componenti che sono state poi realizzate, codificate con i geni dell'animale e viceversa. Quindi il fatto che il sistema immunitario possa attaccare gli organi o parti, componenti anatomiche del proprio corpo è secondo me una prova molto chiara dell'ibridazione. E guardate come poi questa situazione arriva a deformare, a volte anche in età molto giovanile. Io prima mi riferivo alla bocca, raccontando di queste donne, di queste ragazze che già a 20 anni perdono tutti i denti o rischiano di perdere tutti i denti, ma ci sono anche donne o uomini che a 25 anni o 30 anni si ritrovano con, avevano delle mani perfette, a 15 anni si ritrovano con le mani devastate dall'artrite reumatoide o da altre forme di malattie che vengono classificate sotto una famiglia con un nome, in un'unica famiglia con un nome che è quello di connettiviti, ma che appunto non fanno altro che in tempi molto abbreviati moltiplicare i segni che poi un individuo magari avrebbe sviluppato a 80-90 anni. Te li realizzano a livello di danno, di deformazione scheletrica nel giro di 10-15 anni. Quindi queste non sono vere e proprie sindromi cromosomiche, ma evidentemente l'origine è la stessa. L'origine è la stessa. Questi, ripeto, sono pazienti che non sono nati, mentre i bambini che abbiamo visto prima erano in quel modo già dalla nascita. Queste sono malattie che si sono sviluppate più o meno velocemente nel corso della vita. Io insisto sulle mani perché le mani noi le possiamo, come i piedi, osservare immediatamente, sono sempre a vista, le mani sempre, i piedi durante l'estate. Questo tipo di malformazione, di anomalia anatomica, quando interviene velocemente e non è legato all'età avanzata, è comunque sempre su base autoimmune. Il sistema immunitario in queste situazioni distrugge la cartilagine, invece di attaccare i batteri attacca la cartilagine, invece di distruggere i virus distrugge l'osso.
queste sono tutte situazioni, ripeto, acquisite. Sarebbe interessante, ma secondo me è troppo tecnico, approfondire la tematica del lupus, perché il lupus è un autoimmune, può portare anche alla morte i bambini. Quando insorge intorno agli 8-10 anni, una volta morivano tutti questi bambini di lupus. Io ho un collaboratore che soffre di lupus, e quando quest'estate, a 27 anni, quando quest'estate io ho letto i risultati delle analisi di laboratorio, era un bollettino di guerra. Nemmeno uno di 90 anni ha tutte quelle alterazioni a livello di risultati dei test ematochimici. I valori sono completamente sballati a livello respiratorio, a livello renale, a livello cardiaco. Le anomalie si cominciano già a vedere. Qui non si parla nemmeno di bruttezza, io non posso dire bello e brutto, ma è disarmonico. Si vede che sono pezzi appartenenti come se fosse stato fatto Frankenstein. Questo un pezzo da qui, un pezzo da lì e lo appiccicate a sé. E questa librazione, in parole povere. Mi scuso, cos'è l'angolo retto del viso? Non è una lezione scientifica questa, però è qualcosa per farvi vedere che questa mandibola non ci incastra niente con questo mascellare. Quando si dice uno alla il prognatismo, noi in Toscana siamo la base, ci piove dentro. Qui ci piove dentro. Vedete? Vedete com'è disarmonico? Non è un brutto ragazzo, io non posso dire che è un mostro, o è brutto. È francamente asimmetrico. E anche dopo le correzioni, guardate, questa è stata corretta, ma molte volte l'intervento del chirurgo non riesce, siccome è talmente complessa la programmazione. Immaginate la programmazione di un computer, cioè quando c'è il virus nel programma il computer va in tilt, va in crash. È come se alcune espressioni a livello genetico, alcune espressioni a livello somatico dei geni fossero il risultato di un crash di questo programma. Noi immaginiamo i cromosomi come il software. Vogliamo chiamarli in termine poetico, linguaggio di Dio, va bene, ma poi è un programma, è un programma. Adamo ha introdotto il virus dall'inizio in questo programma e questo virus si autoreplica poi. Quindi c'è gente che poi su queste difformità, su queste asimmetrie ci ha studiato, no? Lombroso un pochino lo conosciamo tutti, qualcuno lo considera ancora avere un fondamento scientifico, no? Comunque lui a suo tempo ha fondato l'antropologia criminale e cercava di associare, stiamo parlando dell'Ottocento, del primo dell'Ottocento, cercava di associare la tendenza intrinseca a compiere atti delittuosi con la bruttezza o l'anomalia evidente a livello fisico, ma ci ha dedicato tutta la vita, c'è un museo addirittura. La teoria lombrosiana accostava caratteristiche fisiche a difetti mentali e comportamentali ereditari. Quindi il fatto che sia tutto mescolato, questo non dovevamo aspettare la genetica che si è sviluppata negli anni 60 per capirlo. C'erano già arrivati personaggi come Lombroso, no? Questa cosa lui le aveva prese, le aveva classificate tutti. Questo museo penso sia a Torino, se non sbaglio, le classificava impropriamente, perché poi non è possibile fare questa associazione omicida, ladro, stupratore, ecco. Io però vorrei lasciarvi con questa immagine che è una delle tante sciocchezze a cui noi veniamo sottoposti, almeno cercano di indottrinarci, perché la cosa impressionante, io ve lo posso dire perché faccio del lavoro questo giro il mondo,
e girando il mondo, quando ho un minuto libero e vado in una città nuova, la prima cosa che faccio è vado al museo di storia naturale. Questa roba qua, oltre a trovarla in tutte le enciclopedie, in tutti i testi scientifici, la trovate in tutti i musei. Poi entrate in un museo di storia naturale, venite accolti da questa barzelletta ed è presentata come verità, cioè come dato acquisito. Noi dobbiamo smettere di farci mettere i piedi in testa da sedicenti scienziati, dobbiamo rispondere colpo su colpo a cose che sono bugie. Questa è una bugia che voglio lasciare, ora c'è la messa, andiamo a prendere il rimedio.